Cari telespettatori, riprende TV7 con voi sera e in modo particolare siamo a venerdì 30 settembre, cogliamo l'occasione per andare fuori dagli studi e per seguire per voi la Gaetana, la festa provinciale della Lega Nord. Qui siamo dietro le quinte in regia, la trasmissione di questa sera quindi si svolgerà proprio dal palco del Teatro Geox di Padova per seguire quella che è la Gaetana, quella che è la festa, quella che sono i suoi protagonisti e soprattutto il suo evolversi, insomma un modo diverso di trasformare la nostra consueta trasmissione. E allora seguiamolo insieme dopo la sigla. Un applauso a voi che siete bellissimi, un applauso per tutti quelli che hanno partecipato e che parteciperanno a questo grande evento, grazie. Assieme a me questa sera ho il piacere di avere accanto Elena Cognito. Grazie, grazie a tutti quanti voi, grazie Andrea Stellari, segretario provinciale Lega Nord, bellissima serata. Però vi annuncio, questa serata è ancora più particolare, non solo perché ci siete, voi siete tantissimi, magari adesso dalla regia vi inquadrano, siete tanti, numerosi e pieni di vita, ma perché questa serata va anche in onda su TV7 Triveneta. Quindi salutiamo anche i nostri telespettatori che ci seguono da casa. Un applauso, grazie anche a voi. Allora, precisiamo, spiegami un attimo perché Gaetana, perché se ne è parlato sui blog, su Facebook, insomma dappertutto, sui giornali, ma alla fine, perché questa Gaetana? Perché Gaetana per noi è stato un motivo di recupero di un simbolo, che è il simbolo di tutti i padovani. Da oggi quindi tutti quanti ricordano la Gaetana, perché la Gaetana era ed è il simbolo degli emarginati, di tutti quelli che oggi qui assieme a noi vogliono alzare la testa e dire basta e gridare contro questo governo, questo Stato che non ci è amico, che prima di tutto difende gli altri prima di chi invece abita e sta qui da noi. E allora proprio da Padova, da questa città che noi amiamo, parte questa riscossa. Per questo motivo quindi Gaetana. Voler fare, questo è un input principale, quindi in questa serata in modo particolare parleremo in senso positivo, quindi non da parte di chi è dell'opposizione ma di chi attualmente governa, la Lega che governa, quindi la Regione, i Comuni, e vuol fare delle proposte interessanti per poter governare, quindi andremo in crescendo. E da chi incominciamo che già governa il territorio? Bene, allora io direi di dare inizio al primo lancio del primo video. Vai, regia. Scopriamo di chi si tratta. Abbiamo vinto! Abbiamo mandato a casa i comunisti! Questa è una grande vittoria, lo sapete tutti, perché fino a qualche settimana fa non ci davano neppure il ballottaggio. Ma penso che il lavoro che abbiamo fatto, stando in mezzo alla gente, nelle piazze, stringendo le mani, parlando dei programmi, delle cose da fare a Padova, la gente ha capito e ci ha dato fiducia. Chiedere, ma di chi si tratta? Di chi si tratta? Allora, si tratta dell'uomo che è più amato dai padovani, l'uomo che ha mandato a casa i comunisti, l'uomo che è sindaco di Padova e presidente della Lega Veneta. Si chiama Massimo? Massimo?
Vieni Massimo. Signor Sindaco, prego. Accogliamolo con un grande applauso. Grazie. Allora, oh, che bella, furor di popolo, una bella soddisfazione. Io direi di incominciare da una cosa, Presidente Liga Veneta, anche questa è una novità, perché è un qualcosa di importante. Per far cosa? Quali sono i progetti e che cosa vuol dire essere Presidente della Liga Veneta? Beh, intanto grazie, io volevo ringraziare Andrea Ostellari, tutta la segreteria provinciale per aver organizzato queste due meravigliose serate. Erano anni che non si organizzava una festa provinciale a Padova, quindi io direi che l'applauso fate a chi ha lavorato, lui e tutto lo staff, le persone che sono nei gazebo, le persone che sono in cucina, sono loro la nostra forza, come siete voi la nostra forza. E allora Massimo, ti interrompo. Aspetta che rispondo alla domanda, no? Aspetta, la domanda. È Presidente Liga Veneta? No, allora intanto voglio dire una cosa, che è bellissimo il video che ricorda la vittoria storica di due anni fa, con il grido abbiamo mandato a casa i comunisti, però ecco, vorrei che se lo ricordassero tutti che abbiamo mandato a casa i comunisti, anche alcuni di Forza Italia, anche qualcun altro, va bene, che magari i comunisti vuol farli tornare a Padova, che sia chiaro. Allora ve lo dico subito in apertura, che noi siamo una maggioranza solida, abbiamo qualche numero risicato ultimamente, ma vedrete che ci sarà qualche ritorno di fiamma. Noi andiamo avanti con il programma, io non mi piego davanti a nessuno, va bene? E quindi se qualcuno pensa che io sia uno da governare con il filo, si sbaglia di grosso. Piuttosto a gennaio andiamo a casa e andiamo a ripresentarsi a maggio e vinciamo col 60%, perché è quello che dicono i padovani in mezzo alla gente, che sia chiaro. Non c'è incontro pubblico che facciamo, non c'è luogo dove andiamo, dove i padovani ci stringono le mani e ci dicono andate avanti, e non ci facciamo mettere la palla al piede da nessuno. Bene, allora, caro Massimo, dopo la tua vittoria, e dopo un po' di pulizia che è stata fatta anche all'interno del partito, in provincia un po' di cose sono cambiate. Allora, guardiamo insieme questo secondo contributo. Vai col video. A Vigo d'Arza del centrodestra, che si è presentato unito con il candidato leghista Adolfo Zordana, strappa il comune al centro-sinistra e vince con il 39% delle preferenze. In consiglio comunale non ci sarà nessun esponente del Partito Democratico. Ringrazio prima di tutto la Lega di Este, la sezione di Este, Lariana Lazzarini e il segretario Ostellari per avermi invitato a questa importante manifestazione con la presenza del nostro grande governatore del Veneto. Risultato a giudizio di molti previsto, quello di Cittadella, che conferma la Lega Nord alla guida della città murata dell'Alta Padovana. Per la Lega una riconferma, per la Lega rimane il primo partito a Cittadella. Eccoci qua, qui c'è grande festa e anche confusione, con me il nuovo sindaco di Este, Roberta Gallana. Andasse. Grande squadra, li abbiamo asfaltati! Guarda, guarda! Bene, allora scusate se non siamo riusciti a mettere tutti i sindaci in questo contributo video, perché erano troppi. E allora
Proprio per questo adesso vado ad elencarli. Il comune di Brugine, Michele Giraldo. Il comune di Campo San Martino, Paolo Tonin. Cittadella, Luca Pierobon, che è stato quindi che ha riconquistato il comune. Casale di Scodosia, Corezzola, Mestrino, Ospedaletto Ogareo, San Giorgio in Bosco, Bobo Viatello, dove sei? San Pietro in Gù, Gabriella Bassi, Terrassa Padovana, Modesto Lazzarin, Vigo d'Arzere, l'avete appena visto, Padova, e con Padova quindi abbiamo un totale di 14 sindaci a marchio Lega. Abbiamo quindi 4 sindaci in più con le ultime tornate elettorali del 2015 che abbiamo appena passato. E non dimentichiamo però dove siamo anche in coalizione. Allora Arcuà Petrarca, Cartura, Cinto Euganeo, Conselve, Este, anche qui una grandissima vittoria nuova, Galliera Veneta, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Piombino Dese, Ponte Longo, Rovolò, Sacco Longo, Saonara, Teolo, Urbana e Villafranca Padovana. Un applauso a tutta la squadra. E un applauso ovviamente a tutti i nostri amministratori che siedono oggi anche in Regione del Veneto, ma poi abbiamo un altro contributo ovviamente, ne parleremo meglio. E allora altri due numeri, sindaco e presidente, perché tu sei iscritto, quindi sei un mio iscritto in provincia di Padova, ma sei anche presidente della Lega Veneta. Nel 2015, questo lo diciamo a onor di cronaca anche come dato per tutti gli altri partiti, la Lega Nord di Padova, della provincia di Padova, aveva 640 militanti, nel 2016 siamo ad oltre 700 e dobbiamo ancora terminare l'anno. Soci sostenitori, al 2015 ne avevamo 950, oggi 1400. Un grande applauso quindi a questa squadra, un grande applauso alla segreteria che con me conduce questa meravigliosa battaglia. Allora, io torno sul discorso di Presidente Riganola perché è importante anche questo. E poi l'altra domanda, ovviamente le prossime sfide per la città di Padova, ce ne sono di grosse? Beh, intanto io direi che facciamo un grande applauso ai nostri guerrieri, ai nostri sindaci di Padova, capitanati dal nostro guerriero numero uno, il Gentilini numero due, Bobo Miatello. Il vice sceriffo, perché sapete che sceriffo ce n'è solo uno che è Gentilini. Grazie ai nostri sindaci perché sono veramente la nostra anima nel territorio e quelli che portano avanti le nostre battaglie e le idee della Lega. Sono i sindaci della Lega che modificano il regolamento di assegnazione delle case popolari mettendo più punti per la residenza, e come è successo a Padova, dove siamo passati finalmente dopo tanti anni ad assegnare il 92% delle case agli italiani, perché diciamo prima i padovani, prima gli italiani, prima i veneti. Questo fanno i sindaci della Lega, fanno regolamento di polizia urbana, fanno, come abbiamo visto prima, abbattono sul serio i campi nomadi, non per finta, sul serio con le ruspe come abbiamo fatto in via Bassette, modificano i regolamenti per chiudere i kebab bari. Queste sono le cose che noi continuiamo a fare. A Padova abbiamo delle sfide importanti, abbiamo delle sfide che hanno ovviamente creato ultimamente delle fibrillazioni. C'è questo grande progetto, lo dico chiaramente, che stiamo gestendo con il nostro grande governatore Luca Zaia, un applauso per lui,
per il nostro grande governatore. Il progetto che stiamo portando avanti insieme all'università, insieme allo IOV, insieme all'azienda, che è finalmente questo nuovo ospedale, nuovo policlinico per Padova, a Padova Est, diciamolo. Stiamo lavorando tutti assieme per arrivare alla firma dell'accordo di programma entro un paio di settimane, quindi basta con queste puttanate sui giornali, basta, non c'è nessun disaccordo, stiamo andando verso una nuova progettazione e stiamo lavorando tutti insieme all'unisono, in silenzio, seriamente, onestamente, non come le intercettazioni che abbiamo sentito su Padova Ovest e le cene con Mazzacurati e Baita alle Calandre, dove andava anche l'ex sindaco e l'ex rettore. Va bene? Siamo chiari, noi siamo gente onesta, trasparente, che porta avanti i vostri progetti e li porta avanti con forza, con determinazione, e li portiamo sulle nostre spalle. Questo penso che sia sicuramente il progetto più importante per Padova, per il Veneto, per la sanità. Vi aspettato da tanti anni, 30 anni, che le amministrazioni precedenti non hanno fatto assolutamente nulla, hanno solo ostacolato. E poi un fiorire di cantieri per Padova, e qui chiudo. Abbiamo tagliato l'addizionale comunale IRPEF, abbiamo tagliato l'IMU sui capannoni, ci siamo tagliati anche noi il 10% degli stipendi e il sindaco di Padova gira con la sua macchina, sappiatelo. Penso che sarà l'unico caso in Italia. Abbiamo speso nulla di spese di rappresentanza, nulla, tutti gli assessori della giunta. Facciamo un applauso a un'amministrazione francescana, perché bisogna dare l'esempio per primi, vero Bobo, per primi. Abbiamo un piano delle opere pubbliche da 30 milioni di euro, noi inaugureremo e stiamo inaugurando un sacco di opere pubbliche. Io lo ripeto, noi andiamo avanti, ce ne freghiamo dei millantatori, ce ne freghiamo di quelle che vogliono metterci il cappio al collo. Noi abbiamo il consenso dei padovani, i padovani lo sanno, e andiamo avanti fino alla fine, perché stiamo cambiando Padova. Grazie sindaci per quello che fate, perché solo noi riusciamo a ostacolare questa invasione che arriva nelle nostre città, tutte insieme, anche contro quello che succede ad Abano, a Cittadella, a Padova, tutti assieme. Grazie. Bene, allora. Grazie, sindaco. Sindaco, allora questa battaglia del territorio la faremo assieme ai nuovi sindaci che sono Filippo Lazzarin per Alzer Grande, Ospedaletto, abbiamo Giacomo Scapin, per Vigo d'Alzer e Adolfo Zordan, che ho visto prima, e poi ancora, quindi Cartura, e poi ancora Este, ho visto lì in fondo Este, dove siete? Ciao! Spero di non aver dimenticato nessuno, ovviamente, ma questa è una grande squadra, e allora assieme con loro porteremo avanti questa battaglia, che è una battaglia di libertà. Assieme, grazie sindaci, al nostro sindaco. Grazie sindaci. Ciao. Grazie a tutti gli amministratori di maggioranza e in opposizione, perché è duro fare anche l'opposizione nei comuni dove ci sono i comunisti, quindi ragazzi avete tutto il nostro appoggio. Grazie ancora, Massimo Di Tonci, in bocca al lupo. Allora, adesso io intanto voglio curiosare, perché il nostro Alfio Krancic, vignettista di fama nazionale, ma direi ormai anche internazionale, ci accompagna nel corso della serata, e quindi vediamo un attimo che cosa ha fatto. Eccolo qua, voi lo potete già vedere, io vorrei chiedergli che cosa rappresenta. Attenzione, che sennò, ecco qua, è una vignetta su Bitonci che ho ripreso da una trasmissione su YouTube quando le Iene sono venute a intervistarlo.
e lui l'ha messa fuori combattimento praticamente. Quindi qui vediamo i tonci che se ne va, una iena rigirata, e invece di una iena ridens è una iena piangens. Ora è un latino un po' maccheronico, ma... Chiarissimo, che vuole essere anche un auspicio naturalmente per le sfide future del sindaco. Allora, intanto noi continuiamo e Andrea, direi che c'è qualcun altro che ci deve raggiungere adesso sul palco, ma noi lo anticipiamo con il consueto contributo, creiamo un po' di suspense. Sì. E allora, adesso possiamo lanciare questo terzo contributo, vai regia. Sarò governatore di tutti, come ho già fatto negli ultimi 5 anni, promette, forte di 1 milione di voti e del consenso di un votante su 2. Padova è la città in cui l'affluenza al voto è stata la più alta. La lista Zaia a Padova prende il 24,3%, la lista del partito Lega Nord il 18,1%. L'unico a superare l'Italia è il 50%, diciamolo. Sicurezza sicuramente, ma anche lavoro, perché dobbiamo sdoganare questa disoccupazione che ancora c'è, è la più bassa in Italia, ma noi puntiamo come obiettivo a avere quella ante 2008. Io vengo da una regione dove non si applica l'addizionale IRPEF, l'unica regione che non applica l'addizionale IRPEF per la sanità, non abbiamo i ticket regionali e abbiamo la spesa sanitaria più bassa d'Italia. Il percorso ufficiale verso l'autonomia del Veneto comincia ora con la lettera al Premier Matteo Renzi, nella quale il governatore Luca Zaia dichiara aperta la trattativa con lo Stato. Noi andiamo a referendum, non è una gentile concessione. Che ci dicano sì o no, faremo comunque entro fine anno il referendum per l'autonomia, che ha già incassato il via libera dalla Corte Costituzionale. È una giornata storica, ma sarà ancora di più una giornata storica il giorno nel quale i veneti andranno a dire sì all'autonomia.